fisiche che ben conoscete, però mi sembra questa di poter dire forse la più bella partita del Forio. Sì, indubbiamente oggi i ragazzi hanno espresso il miglior calcio che abbiamo visto quest'anno anche con la Cerrana. Sono state le due migliori partite, proprio giocate alla grande, anche per quanto riguarda tatticamente e tecnicamente. Si sono viste delle giocate che io sinceramente vedo in categorie superiori. In settimana avevo visto la squadra motivata, ben allenata, in palla, anche se siamo rimasti in pochi per le note vicissitudini, però i ragazzi non hanno mollato un centimetro, non hanno mollato un secondo, sempre ad allenarsi. E i risultati alla fine si vedono. Nel primo tempo abbiamo creato 6-7 palle gol, non siamo riusciti, un po' per il caldo che non siamo abituati ad essere precisi sotto porta. Poi iniziare il secondo tempo, dopo pochissimi minuti siamo andati in svantaggio per la nostra ingenuità. Questi non hanno fatto un tiro in porta, comunque abbiamo ripreso a giocare, abbiamo fatto 3 gol, secondo me delle trame stupende. Voglio dire una cosa a questi ragazzi che hanno dimostrato un coraggio e una forza, io devo dire grazie a loro, a questo gruppo, che nonostante tutto quello che è successo, che sappiamo, nonostante tutte le difficoltà, posso dire che abbiamo un gruppo di uomini che sono rimasti fino alla fine, verranno ancora all'ultima partita, uomini con gli attributi, che non si sono fatti condizionare né da dalla mancanza di qualcosa a livello economico, dalla mancanza di qualcosa a livello logistico per quanto riguarda i campi. Abbiamo fatto allenamento a Citara, qui sopra qua le salite, nella spiaggia della Chiave, senza demordere. Io poi mi hanno ripagato di tutto, sono appagato, devo dire grazie a loro, sono strapagato, firmo la liberatoria, ho avuto tutto. Mister, però diciamo la verità, la partita si era messa male proprio perché la sfortuna del primo tempo, delle molte occasioni mancate, poi anche dopo il gol qualche palo, Chiesa ha preso ben 2 pali del calcio di punizione, azione ancora sotto porta, il portiere è stato bravissimo, Vitiello. Si pensava proprio che era la partita nella storia. Io ero convinto di vincerla perché ho detto tra primo e secondo tempo non è possibile che noi perdiamo questa partita o la pareggiamo, perché ai punti stravinciavamo, se c'erano i punti il primo tempo era stravinto da noi, abbiamo fatto 6-7 occasioni ma tu per tu col portiere che è stato bravissimo in alcune occasioni, in altre siamo stati noi poco precisi, anche quando sono andato in svantaggio ero fiducioso per come giocava la squadra, per l'applicazione, per la forza, per la transagonistica che ci avevano, ero fiducioso e alla fine si è visto, hanno fatto una partita eccellente, uno spettacolo che penso abbia soddisfatto tutti i presenti. Ecco, adesso al di là di ancora una partita da fare, al di là di quello che può essere il provvedimento, dovrebbe arrivare in settimana, ma sembra che sia tutto risolto dei 3 punti, dei famosi 3 punti Silvetti, diciamo che il Forio questi 3 punti è salvo. Vabbè, i 3 punti, io nella mia coscienza, nel mio lavoro, nel mio fare questo sport, per me i 3 punti sono acquisiti, perché noi vincevamo 3-0, 4-0 o 3-4-0 e Silvetti è entrato 10 minuti per premiarlo, perché sappiamo che è un ragazzino che aveva ancora 16 anni allora, però per la sua applicazione lo premiamo quella partita, quindi io nella mia coscienza penso che i punti ce l'ho, ma a prescindere se li tolgono o meno, abbiamo quest'altra partita, non so gli altri risultati, se la matematica... Ancora gioca a Casanova, credo che abbia vinto il Carano, là c'era un risultato un po' a sorpresa, ma non è vero. Vabbè, ha vinto il Carano, quindi almeno così so che vinceva 1-0, quindi se così è risolto, cioè, non è ancora matematico, però noi faremo. No, non è matematico, però diciamo che i play-out sono difficilissimi a farsi. Sì, diciamo che se continuiamo quest'altra settimana la faremo sempre con lo stesso impegno, con la stessa applicazione che abbiamo messo fin qui, perché è capitato 2 o 3 volte quest'anno che ci siamo guardati in faccia tutti quanti negli spogliatoi, nonostante tutto quello che sappiamo, sono bastati 30-40 secondi, siamo guardati gli occhi, andiamo avanti, tiriamo avanti, facciamo l'allenamento, ci applichiamo, non ci interessa di niente, perché abbiamo deciso così. E se così fossero i risultati, purtroppo il lacco è sceso, insomma, se è tutto deciso con i fatti dei play-out, perché con i 3 punti guadagnati al Barano si trova ormai a distanza inabissale per riconquistare quella quarta posizione in caso di non play out.
Questo dispiace, non so matematicamente perché non ho chiaro i risultati, però sicuramente era perché ha vinto il Barano. Ha vinto il Barano. Ha vinto il Barano e lì chi vinceva, ho detto, era una partita fraticida, chi riusciva a spuntarla ha buone probabilità di salvarsi, si è vinto il Barano. Dispiace perché comunque è una squadra isolana, comunque quando vai fuori questi ti fanno la lotta tutti quanti contro, non ti regala niente nessuno, quindi un po' di unione tra di noi ci deve essere, ecco, quindi siamo solidali, che posso dire. Io ho l'ultima domanda, anche se mi risponderai non lo so, il futuro? Il futuro non si sapeva oggi che succedeva, figuriamoci, si spera, fuori è una bella piazza, c'è un bel campo, un bel clima, guardate che sono ancora a quest'ora, spero che si organizzi qualcosa, ma... il futuro di Michele Castagnoli, sulla panchina come giocatore? Mi piace, io comunque se alleno mi alleno, mi piace venire alle 2:30 sul campo e fare le 2 ore di attività o di allenare, di correre, comunque se allenerò correrò sempre perché mi piace proprio lo sport. Dicevo, per quanto riguarda fuori bisogna unirsi per fare qualcosa di più concreto, per fare qualcosa di più grande, bisogna che ci siano le forze che si uniscano, parlo anche e soprattutto a livello finanziario, non è possibile che una persona, due persone da sole debbano svenarsi per portare avanti un discorso, perché poi comunque le spese ci sono, se vuoi dare un minimo di rimborso spese sappiamo che ci vuole un tot annuale tra spese di campo, spese anche minime di abbigliamento eccetera, quindi spero che si uniscano un bel gruppo di persone che amano questo sport, che amano soprattutto questa maglia, perché poi abbiamo visto c'erano 50-40 ragazzini che sono dei ragazzini 14-15 anni, hanno tifato con la pioggia, col sole, quella, qualche volta volevano anche fuori casa, quindi è una bella anche situazione sociale che bisognerebbe coltivare e portare